in quella prima curva in un modo davvero incredibile. Io capisco la furia di Prost, poi ne parleremo, però la Formula 1 odierna purtroppo è questa. L'anno scorso ti ricordi come Prost vinse qui in una maniera assai discutibile, ancora peggio. A tavolino. Ti devo dire la verità, invece io non capisco affatto la furia di Prost, perché se c'era una persona che doveva sapere quanto rischio c'era per lui a finire fuori pista, cioè che avrebbe perso il campionato del mondo, era proprio Prost. Quindi ragione o non ragione in quella curva, se c'era uno che doveva... Si è ripetuto quella storia dell'anno scorso al contrario? È un po' diverso, l'anno scorso è andata male per me quando ho fatto il sorpasso, questa volta ho cercato di fare il sorpasso, lui ha chiuso lo stesso, è andata male per lui. Per cui il campione sei tu e questo è quello che conta? Quello che conta è il campionato, che è stato molto bello, molto competitivo, e questa è la fine del campionato. Grazie Ayrton. Benissimo, vediamo adesso l'intervista che ho realizzato con Ayrton Senna, la prima intervista da campione del mondo. Cosa hai provato a vincere questo titolo, direi in maniera così violenta, dopo appena 400 metri cominciata la corsa? Le corse sono fatte così, io ho vinto delle corse nel millesimi di secondo nella mia carriera, e ho perso delle corse che erano già vinte a un giro della fine, e ho vinto il campionato a 400 metri dopo una partenza. Sono parte delle corse, la sfida e l'emozione. Mi piacerebbe vincere questa corsa perché siamo in Giappone e ho vinto qui nell'88 il campionato con una tremenda vittoria. E tenevo da fare ancora di fare quest'anno, purtroppo è andata così. Però il risultato del campionato riflette il lavoro di tutta la stagione, non di questa corsa, ma non solo i 6 primi posti che ho ottenuti, ma anche i secondi e terzi posti. E soprattutto il numero di pole position che ho fatto. È tutto insieme che riflette il campionato del mondo, non questa corsa. Questo senz'altro. Poi direi che qui sei stato danneggiato perché ti hanno obbligato a partire a destra, no? Purtroppo la decisione della FISA era da partire all'interno, come è stato l'anno scorso, dove il posto è sbagliato. Quando tu corri con il tuo cuore in qualifica per essere il primo posto, per essere nel miglior posto in partenza, deve essere nel posto giusto invece di essere nella pista sporca. Quest'anno abbiamo visto in altri circuiti che era la stessa situazione, sbagliato posto di partenza. Abbiamo richiesto prima di cominciare il venerdì da cambiare il posto, hanno fatto così senza problemi, come Portogallo, Germania, Messico, e qui è stata la stessa cosa. Nella sera di mercoledì ho chiesto che la pole position sarebbe all'esterno prima che cominciavamo la qualifica, hanno detto di sì come le altre volte, poi come è finito sabato hanno detto di no. E forse questo è stato il fattore determinante della corsa, perché partendo all'interno ho fatto una partenza brutta, ho perso un po' terreno, e se partivo all'esterno avevo sicuramente una bella partenza, sarei primo alla prima curva e forse non succedeva niente. Senti. Però hanno deciso di fare così, è andata storta così. Quando sei sceso dalla macchina con Alain vi siete guardati un attimo, ognuno è andato per la sua strada? Qualche volta va bene per uno, qualche volta va storto per l'altro, perciò questa volta è andato storto per lui. Per me lui ha sbagliato chiudere la prima curva, era molto vicino alla prima curva e sono andato all'interno, lui ha fatto caso niente, ha chiuso, siamo toccati. Se lui non chiudeva la porta, forse andavo io in testa, non avevamo nessun problema e poi la corsa sarebbe piena di emozione. Purtroppo lui ha preso un rischio la prima curva e è andato storto per lui. Hai provato maggiore soddisfazione a vincere il titolo nell'88 o quello di quest'anno? Sono due vittorie completamente diverse. Nell'88 ho vinto una corsa splendida, ho vinto un campionato durissimo, però con lo stesso materiale di qualità con il mio compagno di squadra. Quest'anno è stato più duro perché non avevamo i McLaren, il materiale per combattere la Ferrari, soprattutto metà campionato in poi, e anche così ho ottenuto delle vittorie importantissime come a Monza, come a Spa-Francorchamps e come in Hockenheim. E essendo in svantaggio tecnico e anche così riuscendo a vincere è un feeling tremendo e molto particolare. Questo campionato è stato così. Qual è stato il momento più difficile della stagione? La prima corsa dell'anno, perché era ancora molto problema dopo quello che è successo alla fine dell'anno scorso e il winter, e non ero a posto per correre nella prima corsa dell'anno, non avevo la voglia, la passione,
e ho dovuto proprio tirare cose che non sapevo che esistevano dentro di me per correre in America e poi trovare la strada giusta ancora della motivazione e della passione per correre, perché quello che è successo l'anno scorso mi ha segnato, mi ha colpito molto e sono felice che sono riuscito a mettermi nella strada giusta ancora e ho fatto il giro sopra. A chi dedichi il titolo che hai appena conquistato? A tutti quelli che mi hanno fatto perdere il titolo dell'anno scorso. Grazie. Bravo Ayrton, grazie.